Gente, bentornati su Prometheus. Oggi ci faremo un paio di missioni secondarie e prenderemo anche delle gas shade. Così sbloccheremo il boss e ci andiamo a prendere anche lui. Non è cambiato molto dal nostro setup, tranne che ho cambiato il fucile a pompa per un M4 migliorato, ultraleggero, e che ho trovato in una delle casse maestria. Già spare, lo trovo vicino. Agente, la milizia civile sta fronteggiando i reietti alla serra di Constitution Avenue. Non sta andando Sì. bene. Meglio raggiungerli. Hanno bisogno Adesso del nostro andiamo. aiuto. Non era il caso di ricaricare, ma... Piove. Piove. Ehi, tu sei della divisione? I reietti hanno preso la serra e Come disattivato si il regge quella sistema pistola? elettrico. Puoi aiutarci? Come si regge quella Hai detto pistola? meglio per aiutarli, agente. Ci penso io, faccio tutto io, non ti preoccupare. Tanto saccheggio. Tutta roba mia. Apra porta. Ma... Muori un po'. Lascia sto riparo. Mamma mia, si attacca come le cozze. Lanciafiamme, maledetta. Allora, per adesso è solo il classico spara spara e uno seppure dileguato, non me lo segnavo più nemmeno sulla mappa. Analisi sistema idrico, problema rilevato. Ripara il sistema idrico, altrimenti per la serra non c'è speranza. Ha detto solo problema rilevato, mica mi ha detto che. Allora, non dovreste sentire nessun rumore in sottofondo, ma se lo sentite è una Compromesso betoniera. sistema idrico. Forse il sistema idrico va ricalibrato. Devo ricaricare il sistema idrico. È una pompa. Qualcosa qui dentro, no? Allora, vediamo intanto. Eccoli, vedete che fanno? Bravi, va bene. Sono arrivati tutti quanti caricati, belli, precisi. E poi? E questo si è salvato. Vai, fermo. Hai detto. Continuo a trovare gas, via. Saccheggia. Non mi serve, ma saccheggio. Dissi muore. Ah. Lì c'è un'altra manovella, guarda si è quella, eh. Dove stai? Ma come spara?
Muori. Ah, adesso lo trovate. Vabbè. Alta penetrazione. Un fantastico calo di frame. Stiamo tornando. Sono andato bene per qualche registrazione. Adesso sono di nuovo alle prese con dei leggeri cali di frame. Ah, va ricalibrato, è bucato. Sistema idrico compromesso. Perché non sono sorpreso? Che brutto tubo. È una secondaria, ma ci serve per esperienza, per la cassa, per altre cose. Continuare a pomparci anche di oggetti, perché non sono soddisfatto. Siamo a livello 30, ma la nostra armatura non è ancora all'altezza. Soffro ancora un pochino, in determinati punti soffro ancora un pochino. Madonna. Mi dici tu devo andare o... sotto. Mi fa venire di qua e poi mi dice dove andare. Dove stanno le scale? Sono perse le scale. Stanno... ah, ecco, giusto. Ho visto solo quelle pezze lì, colpa mia. Non è compromesso, è semplicemente chiuso. Compromesso sistema idrico, ridurre pressione in eccesso. Deve essere possibile stabilizzarlo. Sì, sì. Ma ce la vado, non ti preoccupa. Rifornisci. Mi serve. Mi hanno sparato, sei agente, la milizia guardia della strada è stata scavalcata. Ci sono dei reietti in arrivo verso di te. Occupati degli ostili e poi della pressione. Allora, l'ho visto alle spalle. Uno. Due. E lui si è salvato. Perché ha cambiato posizione. Oh, che liscio. Fai. Fai lì dietro. Che è? Che cazzo fa? Esploso? Oh, quanto mi dispiace. Guarda chi c'è. Mori. Bene. Potevo pure girare da quest'altro lato. Probabilmente sì, ma non l'ho fatto. Andiamo giù. Rifornisci. Stavolta ho sprecato un po' di funzioni. Porca miseria. Mi ha droppato del buono questo. Qualcosa che c'è che fa con la lucciola. Pressione in stabilizzazione. Sei un ottimo idraulico, agente. Hai visto? Libera. Con i reietti fuori. Ok, prossima missione. Poi vediamo anche la cassa maestria che ci ha dato. Un guardiano inchiodato non porta mai rancore verso il prossimo. Solo una chiave nella sua tasca da offrire ai suoi fratelli e le sue sorelle. Vabbè, devo trovare la chiave in tasca a qualcuno. Trasmissione rilevata. Il segnale proviene da qualche parte all'interno dell'osservatorio. Dai, ho ancora il dronetto acceso. Qua è chiuso. I cattivi stanno di qua. Guarda quanti! Andiamo e corno. Corri, corri, corra!
quello che mi sono affacciato. Come si è affacciato? Che bella cassa che ho visto. Soffri. Mi ha rotto i coglioni, eh. Ci si copre quando si ricarica. Che era? Non c'è una macchinina. Oh, la madonna. Assistenza medica immediata. Da laggiù. Ma che è davvero? Adesso devo uscire a compagiaio. Mari. Andiamo a prendere delle munizioni. C'è Nipo. E Ni. Ruzzican era sceso. Ah, questi li mettiamo proprio sul fucile da cecchino. Sicuramente mi servivano prima. Quasi sicuramente. Allora, che dovremmo trovare? Che mi hai dato? Vestitini, sì, voglio vestitini. Tanto mi metto. Illustra l'osservatorio. Un guardiano inchiodato. Ancora. Senti, sarà Gesù Cristo sulla croce, a meno che non hanno crocifisso un'altra persona. Oppure uno bloccato. Che cazzo me ne frega a me? Io devo sparare alle persone. Io devo sparare alle persone, ti ammazza male. Non mi interessa. Rimuovi il dipinto. Allora, eccoci, era crashato proprio qui mentre spostavo il quadro, si era frizzato benissimo, e adesso dobbiamo premere questo pulsante che c'era dietro. Per fortuna, non so come, ha salvato il progresso della missione qui, quindi non l'ho dovuta rifare, ci sono solo arrivato, e ho trovato il quadro a terra, non si è aperto qualcosa, non sarà tossica sta bolla. Navy Hill. Era il quartiere generale dell'OSS durante la guerra. Vedi, per loro, l'intelligence era una cosa quotidiana. Codici, messaggi cifrati. Poi, basta, così. 0 è chiuso. Sector 1, si scavalca. Eh sì, mettiamoci il cancello che tanto poi può essere scavalcato. Ma va a cagare, ma quando qua costruiscono certe cose del genere. Presidente Truman sciolse l'OSS nel 45. Circa 2 anni dopo, usò le risorse dell'OSS per creare la CIA. Molti documenti alla Casa Bianca ne parlano. Ehi, volevo la cassa io. È partito, apri subito la porta. Cos'è? Un bel po' di roba. Salve. Classico patriottismo a go-go. La carta da parati che rilascerà tipo amianto. Esplora la galleria. Ma nel frattempo che missione mi ha abilitato? C'è anche questo qui da andare a prendere. Non sono neanche sicuro che adesso mi stia facendo fare una missione. Ma speriamo di sì. Mappa di D.
di sì, la data è il 15 settembre 1945. Rilevate incongruenze. Incongruenze? Servono altre analisi. In ogni caso, per ora basta con la caccia al tesoro, agente. Sì? Galleria individuata. Sì, perfetto. Hai trovato l'uscita. Se ci andasse. Grazie. Però. Eppure mi sembra che ci siamo già stati qui. Ok, presi di sorpresa, è un attimo. Non ho sprecato neanche le esplosive dello sniper. Signor Pannello. Accesso negato. Serino richiesto. Forse uno degli ostili ha la chiave. Molto probabilmente. È il boss di turno, per forza. Muori un po' a te e l'arco di merda di Tidrog. Dov'è? Sotto. Eccolo. Lancia coltelli, non era un arciere. Su. Mari. Volevo scendere. E scendi. Mamma mia. Poi ti sembra normale che quello che ti viene a cercare di ammazzare si porta dietro pure la chiave? Siete credibili. Era meglio se lo dovevo andare a prendere io. Chi ha aperto? Non ho visto una sega. Non ho aperto niente qua. Genio. La porta è chiusa. Ma poi? C'è un altro pannello, no? No, no. Ah, io mi sono perso un passaggio. Ho inserito il codice e non ha fatto una sega. Forse si apre la porta adesso. Ma fa culo, va. Frittacci vostri. Mi è sembrata poi così movimentata sta missione. Mamma mia, meno male che mo andiamo a sbloccare un boss. No. Piano terra individuato. Allora, una piccola scaramuccia e poi troviamo questo che credo che sia il controllo del territorio. Sì, è un controllo del territorio.
soldati ostili in arrivo. Bene. Altri contatti ostili rilevati. No, oh, Shadow. Oh. Insomma, come sono aggressivi. Dai. L'ho schiattata la macchinina. Guarda se lascia sta macchina. Guarda se lascia sta macchina. Che odio. Bennato. Grazie. Se muori mi fai un favore. Ma è nato quello. Assiduo, assiduo. Potresti rimanere fermo in una posizione una volta ogni tanto? Che dici? Invece che andartene in giro. Maledetto. È stato un piccolo scontro. Piccolo scontro. Vediamo un po'. Dov'è la cassa? Eccola. Quali sono? 16. E questo è stato un bel gruzzoletto, eh? Non trovo l'ingresso per la cassa Shade e quindi sarà per la prossima volta il boss, però in compenso ci abbiamo un avamposto da sbloccare. Ma siamo qui e sto avamposto portamoselo via, dai. Vediamo se c'è un punto alto. Mi sa che è proprio quello da dove usciranno loro tutte le volte. Allora, e facciamo subito così. Oh oh, lanciamo la pallina. Chiamiamo aiuto. E diamo fuoco a loro. Proprio da qua. Potrebbero essere pericolosi. Allora, dove sono andati? Forse quelli non c'entrano niente con quest'altro. È un'altra. È un'altra squadra. Sono altri cattivi. Io non trovo quelli che mi interessano a me. Un po'. Oh, sono arrivati, meno male. Io è il cecchino, però. Preso quel pixel proprio. Devo inserire questo qui dentro. No, ho fatto liscio. Liberato, però. Faranno il giro? Eh sì. Beh. Oh, mortacci tua. Assistenza medica immediata. Se l'ho vista all'ultimo, ma che è invisibile. Oh. Rilevato ostile con corazza pesante.
Mi sa che è il caso di cambiare posizione, copritemi le spalle, ricarico, ok, vai. E perché non un riflettore addosso? Fateli scappare. Muori. Bene. Questo sta laggando malamente. Ma sono io che ho problemi. C'è qualcosa che non va. Ma non va il PC però, eh. C'è qualcosa che non va nel PC direttamente. Ok, ho finito malamente perché è crashato prima e adesso vedo infatti che stavo scattando all'ultimo. Abbiamo preso quello che dovevamo prendere qui praticamente, tranne adesso l'attrezzatura sbloccata, la vado a prendere, vediamo se è migliore e se ci possiamo sistemare. Il video termina qui, spero che vi sia piaciuto, anche in mezzo al caos più totale delle mie prestazioni. Se così fosse vi invito a lasciare un like, a condividermi per farmi crescere e perché no ad iscrivervi al canale. Non solo mi aiuterà a crescere, ma potrete restare anche aggiornati in futuri contenuti che caricherò. Un saluto da Snoopy, al prossimo video. Ave!